vivete appunto tranquillamente per poter riuscire a risolvere i vostri problemi. La notte del 6 ottobre dello scorso anno si è spento Michele Giordano, uno dei personaggi più importanti della storia recente del territorio ciociaro. Alla cerimonia hanno partecipato i figli di Michele Giordano, l'assessore Beniamino Papa, in rappresentanza del comune di Cassino, ovviamente Nando Avolio, presidente del comitato promotore. Credo che oggi sia un momento molto importante per la nostra città, una città che, come abbiamo detto e ricordato anche nella conferenza stampa di qualche giorno fa, avendo tutto il centro storico distrutto dalla guerra, comincia ad avere necessità di riappropriarsi delle proprie identità. E oggi noi ricordiamo questa strada particolare, via Tasso 13, perché da qui partì un'avventura, quella di una rivoluzione mediatica della nostra città con la nascita della prima emittente locale. La nascita della prima radio, che poi diede vita alla prima televisione, e poi anche una serie di iniziative mediatiche, tra cui le pubblicazioni dei vari giornali. Tutte queste pubblicazioni, queste iniziative che oggi sono presenti in città, hanno le radici proprio in questo edificio, via Tasso 13, che oggi solennemente lo ricordiamo, questo momento storico della città, con questa apposizione, la targa dedicata al fondatore di questa radio, che è appunto il cavaliere Michele Giordano. Il suo nome è e rimarrà sempre profondamente legato alla ciociaria. Michele Giordano è stato infatti uno dei primi a fondare un'emittente televisiva, ancor prima del 1976, anno in cui la Corte Costituzionale ha liberalizzato le frequenze. Tutti gli addetti al lavoro se lo ricordano perfettamente, quando all'epoca si trasmetteva con le valvole. Mi ricordo quella volta si ruppe appunto il suo trasmettitore a valvole, col furgoncino di Telecassino, che avevamo un furgoncino di Telecassino, andammo a Livorno a far sistemare sto trasmettitore. Questa mi è rimasta la cosa impressa, insomma, perché prima si trasmetteva proprio con questi baracchini, vicino alle cose c'aveva il ventilatore perché riscaldava moltissimo. Questa è stata la cosa che non posso mai dimenticare. La genialità di Giordano stava proprio nella sua straordinaria capacità di anticipare i tempi. Attivandosi ancor prima della sentenza, quando ancora il monopolio televisivo era solo prerogativa della RAI e le emittenti private erano vietate, Giordano ha saputo superare ogni ostacolo, inventando la televisione via cavo e fondando appunto Teleciociaria. Teleciociaria. Della prima cos'è? Telepiofe. Ah, Giordano parlerà di Tele più 1, vediamo. Chi è l'inventore della Pay TV? Io. Questo ha scritto un giornale e devo dire che è vero. Il 70-75, sì, gli anni 75, ho inventato per la prima volta in Italia la Pay TV. Difatti avevo steso circa 4-5 km di cavi per la città. Quindi auguro a questi nuovi che hanno messo in circolazione adesso Pay TV un migliore fortuna della mia. Comunque siete le pretendone perché mi state copiando. Erano gli anni dei pionieri televisivi e a Cassino tutta la città era collegata con cavi, tetto con tetto, balcone con balcone. Nelle case come nei bar, i cassinati potettero così vedere le immagini in bianco e nero della partita di calcio del Cassino o del consiglio comunale. Gli aneddoti con Michele Giordano erano giornalieri, spiritosi o incazzosi. Michele era un caro amico, era un carissimo amico. Io sono stato uno dei fondatori di questa radio, televisione, insieme a Gino Meloni, insieme a Bruno Franco Campanile, insieme a Daniele Risi, insieme a Mario Miranda, insieme a Nando Avolio. Adesso ne erano tanti e da me sono venuti tanti ragazzini ad imparare come si faceva lo speaker. Tanti che in gioventù, cimentandosi nel giornalismo e in lavori tecnici, hanno avuto il privilegio di conoscere quest'uomo indimenticabile.
negli anni 90 i network iniziarono a prendere il posto delle TV locali, ma è proprio allora che Michele Giordano, grazie alla sua originale sincerità, ha conquistato il successo a livello nazionale. Italia 1, infatti, mandò in onda il suo programma Lettera al direttore, una trasmissione irriverente che non risparmiava nessuno. E quindi naturalmente le cose a questi piccoli stagioni. Bello il tavolino, eh? Delle filastrocche per bambine. E anche lui è un fetentone. Il successo fu enorme. Basti pensare che nella famosa internazionale fiera campionaria di Milano le immagini di Giordano venivano proiettate quotidianamente per 12 ore al giorno, raccontando così, con il suo fare un po' buffo, una verità che altrimenti sarebbe rimasta nell'ombra. Ma c'è un fatto importante, che è un grande vedendone! Nato a Caltanissetta nel 1921, Giordano è stato uno dei padri del giornalismo in provincia di Frosinone. Io credo che anche oggi si è emerso un attaccamento filiale da parte di tutte quelle persone che vennero coinvolte in queste iniziative di Michele Giordano. Quindi io credo che sia giusto oggi ricordarlo con attività di questo tipo, di questo livello, che iniziano con questa apposizione di una targa commemorativa nell'edificio dove sorse la prima radio qui a Cassino e la prima televisione, ma che non dovranno esaurirsi in questa, ma dovranno continuare, su questo sembra che ci sia la condivisione di tutti, verso altre iniziative e manifestazioni di uguale livello, di stessa importanza. A lui si devono anche l'istituzione dell'Università della Terza Età, l'ideazione della prima fiera campionaria in provincia di Frosinone e persino del mercatino dell'antiquariato. E ancora, è stato Giordano a fondare la prima associazione culturale del Cassinate, l'Astra, come anche il premio letterario Città di Cassino. È stato sempre un personaggio che ha precorso i tempi, ha pensato prima di ogni altro quello che poi sarebbe successo. È stato colui che ha inventato la televisione, ha inventato la radio, ha inventato la fiera, ha inventato la cultura. E non so che cosa non ha inventato e pensato per questo territorio Michele Giordano. Se c'è qualche forma di informazione in questo territorio, sicuramente è il risultato del pensiero di Michele. Un vero vulcano di idee e di iniziative, padre oltretutto, come dicevamo, di Radio Cassino, un'emittente radiofonica della città, divenuta oggi una delle radio più prestigiose della regione. Oggi questa radio esiste, io ho questa radio grazie soprattutto a lui, insomma. Sicuramente tutti ricordano Michele Giordano, io in modo particolare di lui ho un ricordo bellissimo e sono a lui molto legato. L'ultima volta che è stato in radio davanti a un microfono è stato proprio presso la mia radio, la sua radio, anche Radio Cassino Stereo, e questo risale a circa un paio di anni fa. Sempre personaggio molto dinamico, molto, molto attivo. Dicevo, legato a Michele Giordano per i motivi che si possono immaginare, insomma, oggi questa radio esiste, io ho questa radio grazie soprattutto a lui. Un uomo come Giordano non potrà mai essere dimenticato. La sua vulcanica intuizione, le sue originali iniziative, insieme alla straordinaria generosità che lo contraddistingueva, ne hanno fatto uno dei simboli del giornalismo della provincia di Frosinone. È con questo spirito che un comitato presieduto da Nando Avolio ha organizzato iniziative in suo ricordo. Una conferenza di presentazione a cui è seguita, come dicevamo, l'inaugurazione di una targa presso lo stabile dove ideava le sue iniziative. Questa è una locandina vecchissima, risale almeno a 35 anni fa. Pensate quanto tempo è passato. Io lo ringrazio per aver dato un senso alla mia vita di allora, di giovane di allora. Alla cerimonia hanno partecipato i figli di Michele Giordano, l'assessore Beniamino Papa, in rappresentanza del comune di Cassino, ovviamente Nando Avolio, presidente del comitato promotore. A loro si sono aggiunti tantissimi cittadini e i tanti che in gioventù, cimentandosi nel giornalismo e in lavori tecnici, hanno avuto il privilegio di riconoscere quest'uomo indimenticabile.